Buongiorno a tutti, incontriamo oggi Angelo Fedi nella serie delle nostre interviste per gli uffici informativi del Comune di Grosseto. Angelo Fedi è presidente dell'associazione FIAB Grosseto Ciclabile con una bicicletta che è diventata protagonista delle notizie di questi ultimi tempi tra finanziamenti per l'acquisto, mobilità sostenibile e altri argomenti che ci riportano, insomma, al tema delle due ruote e dei pedali. Buongiorno Angelo. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti, grazie di questa intervista. Sì, in effetti, come dicevi te, la bicicletta ha ritrovato una nuova stagione, si dimostra un evergreen, nel senso che quando uno poi ha voglia di muoversi, ha voglia di libertà, come ora dopo essere stati 2 mesi chiusi, non a caso sale su una bicicletta. Noi come FIAB siamo impegnati praticamente da 30 anni per cercare di cambiare alcune piccole diciture, cavilli, no, burocratici che bloccano anche quello che è l'espandersi della mobilità urbana, insomma, con Grosseto Ciclabile, ma dal 2009 facciamo l'attività, diciamo, sociale che richiama anche più persone ad usare la bicicletta, sperando che poi una volta tornati si siano divertiti e magari il giorno dopo dicano: ma guarda, ho fatto 30 km ieri, quasi quasi oggi mi faccio anche in bicicletta quei 2 km che mi separano da casa al lavoro. A Sì. proposito di piste ciclabili, dei consigli pratici sui percorsi in sicurezza per i ciclisti della nostra zona? Noi come associazione, in collaborazione con il Comune di Grosseto e il centro commerciale Aurelia Antica, avevamo già messo in rete una mappa delle piste ciclabili, percorsi itinerari ciclabili nel comune di Grosseto. Sono 7 itinerari che da Grosseto praticamente portano alla scoperta di tutto quello che lungo le piste ciclabili si può vedere di interessante a livello storico e naturalistico nel nostro comune. Dalla riscoperta del centro storico agli scavi di Roselle, al parco della Maremma, il ponte che è sull'Ombrone che ha segnato una svolta in quello che è il turismo in bicicletta nel comune e in provincia di Grosseto. L'itinerario praticamente Castiglione Grosseto Alberese è inserito in quello che è l'itinerario della ciclopista tirrenica, un itinerario nazionale che è inserito nelle 10 ciclovie di interesse appunto nazionale del Ministero dei Trasporti, un itinerario che può portare economia nel nostro comune e nei nostri territori. Dal prossimo 3 di giugno, quindi a brevissimo, ormai si riapriranno anche i contatti extraregionali e quindi insomma una via pedonale e ciclabile che attraverso un territorio così ricco è sicuramente una grande offerta. Dove possiamo trovare e reperire il materiale, per esempio questa carta? È disponibile anche online al nostro sito che è fiabgrosseto.it e da lì abbiamo accesso alla descrizione, alla mappa anche su schermo, ma anche alla traccia GPS per chi vuole scaricare la traccia e metterla sul navigatore. Sono 38 itinerari, trova 38 itinerari, di cui 6 sono questi che dicevo prima all'interno del comune di Grosseto. E poi 27 invece sono quelli che sono stati anche descritti sulla pubblicazione Cicloturismo in Maremma che abbiamo fatto con l'ambito territoriale Maremma Sud. Questa si scarica dal sito qui Maremma Toscana. Ora poi che grazie agli incentivi statali sarà possibile anche, diciamo, rinnovare il parco biciclette strizzando l'occhio alla mobilità elettrica. Quindi la bicicletta pedalata assistita apre anche da noi veramente nuovi orizzonti anche di esplorazione per salire magari su qualche colle e vederti dei panorami spettacolari che ci regala la Maremma. Non abbiamo più giustificazioni, insomma. No, non abbiamo più giustificazione. Come diceva qualcuno un tempo, casco in testa ben allacciato, luci accese e pedalare. Esortiamo i nostri ascoltatori
a rivalutare questo strumento, questo mezzo di trasporto, anche per Senz'altro. ricoprire il nostro territorio. Il divertimento è assicurato. E io volevo fare un appello velocissimo, che è Sì. quello: andate in bicicletta, ma iscrivetevi alla FIAB, perché la FIAB, che è la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, offre con 25 euro all'anno, offre a tutti la possibilità di pedalare in sicurezza, perché nella tessera annuale c'è compresa l'assicurazione responsabilità civile. Angelo, io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, ti auguro buona giornata e di rincontrarci presto, come ho detto agli altri, dal vivo, ormai manca davvero poco. Grazie a te, buonasera.